Allora, siamo qui per presentare la serata che svolgeremo il 27 di maggio, quindi a fine mese, come Cuori Grandi, dal titolo Danzando sotto le stelle. Allora, il tutto nasce perché la mia amica Consuelo Busti, che tra l'altro è anche un'amica di mia sorella Maristella, mi aveva chiesto che aveva piacere di fare qualche cosa per la missione in Togo. E allora, in verità, lei ha partorito questa idea, che è lo spettacolo di danza con le sue ragazze. Poi lei spiegherà. Ecco, questa è la locandina. Saremo al Lirico il 27 maggio alle ore 21. Anche questo spettacolo rientrerà nella rassegna del Giugno Magentino e siamo contenti perché ha tutti i crismi per essere un evento importante. Chissà, Consuelo, magari si potrà rinnovare anche anno per anno, Certo. ma vedremo. Danzando sotto le stelle, si Eccolo qui. intitola l'evento. Per cui da oggi ci sarà la prevendita dei biglietti a questo numero, direttamente a me o direttamente a Consuelo. Qui c'è sul mio numero, a Consuelo con le sue si sistemerà. Io volevo dire due cose, per me diventa una scusa per dare qualche aggiornamento sulla missione. Tra l'altro proprio ieri ho sentito mia sorella. Stanno concludendo il progetto 2023. Come sapete, noi tramite il calendario pubblicizziamo i progetti da un anno all'altro. L'anno scorso avevamo detto che il progetto 2023 di Cuori Grandi in Togo era la creazione di una sala studio aperta tutto il giorno per i bambini e per gli studenti, non solo delle scuole Cuori Grandi, ma anche delle scuole pubbliche. Il progetto sta procedendo velocissimo e a mio avviso tra poco sarà concluso. Quindi un altro progetto per la comunità, per la missione, ma anche per tutto il territorio. Nello specifico servirà per dare disponibilità a tutti i bambini e ragazzi per il dopo scuola che devono studiare e che devono fare i compiti, avere un posto coperto, per cui fruibile anche in caso di pioggia per tutto il giorno, e quindi diventa un altro punto di riferimento per tutti gli studenti che frequentano le scuole Cuori Grandi e no. Io penso che tra poco vi convocherò, perché manca davvero poco, perché stavano piastrellando. Quando avrò la notizia ufficiale ve lo dirò. Ecco, serate come questa servirà per dare contributo in particolare per questo progetto, quindi per questa sala di studio, e diventa un altro tassello della formazione che è partita da 10 anni come Cuori Grandi in Togo. Come sapete, adesso ci sono tutte le classi, dalla materna, elementari, medie, che sono iniziate l'anno scorso, alle superiori, e quindi diventa un luogo, oltre che di educazione didattico, un luogo protetto, un luogo dove i ragazzi e i bambini possono comunque stare tranquilli e avere la possibilità di studiare, e ci auguriamo di avere un futuro. Per cui io ringrazio Consuelo di questa opportunità come referente di Cuori Grandi. Sicuramente per me con lei è la prima collaborazione, speriamo non sia l'ultima. Invitiamo tutti a venire perché sarà sicuramente una bella serata al Lirico. E adesso passo la parola a Consuelo. Buongiorno a tutti, io sono Consuelo Busti, la titolare della scuola di danza. È un vero piacere avere questa collaborazione con Francesco Bigogno,
per questa importante iniziativa, per sensibilizzare anche, perché la scuola di danza non è solo insegnare una disciplina bellissima, ma è anche sensibilizzare queste nuove generazioni a realtà che loro magari non conoscono e che porteranno sicuramente uno sviluppo nella loro vita futura. Aiutare anche chi sta meno bene di noi diventa anche questa una forma di insegnamento molto importante, perché come dico sempre io, non è solo una scuola di danza, ma è una scuola di vita, deve essere una scuola di vita tutto tondo. Do semplicemente due informazioni sullo spettacolo: è uno saggio spettacolo di danza classica e moderna della scuola. Quest'anno ci sarà, come da un paio d'anni a questa parte, anche una piccola sfilata di abiti d'epoca. Gli abiti fanno parte della collezione che mia madre aveva, diciamo, in essere in quanto lavorava da Bichi in Monte Napoleone. Sono tutti abiti dagli anni 20 sino agli anni 60, Valentino, Mila Schön, e abbiamo una piccola chicca degli abiti di Valentino Garavani, rosso magenta, signore del rosso, in onore al colore della nostra città, al pantone rosso magenta, che forse non tutti sanno, è un pantone proprio iscritto all'albo dei colori mondiali. Invito tutti a venire a questa serata in un teatro prestigioso come il Teatro Lirico di Magenta. Sarà sicuramente una serata piacevole, all'insegna soprattutto del fare qualcosa per chi sta peggio di noi. Grazie a tutti. Grazie.